Zuculini è sempre nel mirino, perché ha rifiutato un trasferimento e perché è probabile che ci sia. Questo, come si diceva prima, presuppone anche un cambiamento tattico, cioè non più i tre centrocampisti belli che costruiscono, ma l'aiuto, e questo può essere un sistema per prendere meno reti. Però voglio dire, anche sul discorso dei portieri, io mi auguro che vada bene, perché il portiere è un ruolo delicatissimo. Ma tu avresti preso il portiere a gennaio allora? Io probabilmente lo sarei sempre fatto. Avesse avuto il potere, ci fosse stato sul mercato. Tu direttore sportivo? Li facevo fuori tutti e due e ne prendevamo un altro. Bene. Per esempio, essere Stekelenburg, che era disponibile, però ho sentito dire che costava 5-6 milioni. All'ultimissimo giorno è diventato disponibile. Vabbè, insomma, all'ultima ora. Io avrei preso anche Sorrentino, sinceramente. No, anche Sorrentino. Non l'avrei fatto andare a Palermo. Sorrentino, perché Palermo ormai. Il rischio, parliamoci chiaro, cioè di avere due giocatori, Neto e Viviano, che psicologicamente non siano al meglio. Io mi auguro che oggi Viviano ci questo smentisca, se lui ritrova la forma che l'ha portato a essere il terzo o quarto portiere d'Italia convocato in nazionale, non c'è dubbio. Per quanto riguarda l'attacco, non lo so, cioè, auguriamoci che Toni ritorni quello che ha fatto 6 gol fino a Natale. Le perplessità di Michel sono troppo futuro e troppo poco presente, tenendo conto, ripeto, l'equilibrio di un campionato dove... Perché il troppo poco presente, per te c'era ancora la possibilità di andare a rodere carne. A rodere carne dal terzo al sesto, visto settimo che è posto. Mangiare, c'è una grande, grande battaglia. No, replica al nostro Vate. Sulla questione dei portieri. Di Giuliano Sarti ti fidi, portiere, è stato protagonista del grande dualismo con Albertosi. Lui diceva fa bene. Sarti, l'ho già detto nella trasmissione di venerdì, da me intervistato, ha detto che ha approvato la faccenda che siano rimasti tutti e due portieri. Io ero contrario, per esempio, lo confesso, l'ho detto anche l'altra settimana, uno dei due portieri secondo me andava ceduto. Lui ha detto che andavano confermati tutti e due perché lui li considera due ottimi portieri all'altezza di tutti gli altri portieri italiani del campionato italiano, escluso Buffon e il portiere dell'Inter. Andarvici. E mi ha ricordato, secondo lui, il grande difetto di Viviano è quello di essere troppo tifoso della Fiorentina e di essere condizionato, e mi ha ricordato un episodio che lo riguardava. Prima di dover passare all'Inter, con cui vinse gli scudetti, Bernardini, che ha lanciato Sarti facendogli vincere lo scudetto a Firenze, lo chiamò perché lo voleva al Bologna. Gli disse: per me è stata una gioia eccezionale, perché Sarti era tifosissimo del Bologna da ragazzo, è nato da quelle parti. Bondeno. Però poi ci ho ripensato, ho detto vado a Bologna, ho tutti gli amici attorno, ho i genitori tifosissimi del Bologna che mi staranno addosso, e ho telefonato al dottore, gli ho detto mi dispiace, ma ormai vado all'Inter, mi ha chiesto l'Inter, vado all'Inter. È stata la sua fortuna. Un discorso abbastanza giusto. È stata la sua fortuna. Ecco, se Viviano dimentica questa faccenda, io torno a ripetere, non è possibile che Viviano, che ha salvato per 2 anni consecutivi il Bologna, sia diventato improvvisamente un portiere da serie. Io non, ecco. No, assolutamente non ho espresso certezze. I problemi sono altri. Ho detto che, spero che da un punto di vista caratteriale sia Viviano che Neto sappiano affrontare la situazione, e mi auguro anche che il pubblico sia, come dire, di aiuto. Ecco, vi giro, ripartendo sempre girare... dal professore, una cosa che è uscita ieri sera in trasmissione, partendo proprio da Viviano. Io ieri ho detto che alcuni colleghi di Torino si sono lanciati in un parallelismo, forse forzato, però discutetene e ditemi la vostra. Conte come Viviano. Sono entrambi due atleti, due uomini di sport che vivono momenti difficili perché interpretano troppo allo spasimo il ruolo di quelli che hanno qualche cosa di più rispetto agli altri, perché stanno facendo quello che tutti vorrebbero fare, allenare e giocare la squadra
per la quale hanno, fanno il tifo. Tra l'altro Conte è bene che sia spesso, infatti, oggi non c'è, squalificato. Alessio, infatti, ha preso la Juve e ha cominciato a soffrire da quando è tornato Conte in oggi panchina. Squalificato, vinto. Esatto, no, a parte questo, ci è sta, vero un po', sì, ci sta, ci può stare. Parallelismo, dunque, che ci può stare. Io, sì, insomma, fino a un certo punto. Credo però che la valutazione su Viviano sia corretta. Io, a parte che Giuliano Sarti lo amo, non soltanto perché è stato un grande portiere, ma perché è un grande lettore di filosofia, legge sì, Tommaso, so, da qui. So, legge dalla mattina alla sera. Sì, ora, eh? E quindi mi fido ancora di più dei giudizi che dà. E comunque, per Viviano è senz'altro vero che lui si è venuto a Firenze con un sovraccaricandosi di responsabilità, esponendosi un pochino troppo, e questo credo che per un ruolo delicato come il suo, per la concentrazione, per quell'attenzione che il ruolo richiede in qualsiasi momento, possa incidere. Però vediamo se la cura che ha individuato Montella, che è quella dell'avvicendamento, Viviano è un ragazzo intelligente, non è il portiere di qualche decennio fa che era il compagno di gioco più scarso e si metteva e si prendeva a pallonate. Sono veramente dei giocatori che hanno la testa sulle spalle. Anche come reagì alle papere di Roma, mi sembrò degno assolutamente di avere una chance di recupero, ecco. E sull'ammissione delle proprie colpe di un portiere, i pareri anche degli ex, non so, per lo esempio, so, Giuliano Sarti sia uno di quelli che dice non ammettere mai. No, lo so, però non c'è una legge, vediamo, via, io sono